Io sono andato anche dal parrucchiere, ma anche loro. Qui è proprio una rivoluzione sul canale. La differenza da una puntata all'altra è incredibile. Strano, anche le maniche molto corte, che il caldo. Sì. Però noi ci sacrifichiamo per voi. Sì. Io ho visto altri. Ho visto la puntata oggi pomeriggio e stavo col maglioncino. Perché lì fa freddo. Certo. Perché a Game of Thrones nevica sempre e lì quindi bevono come. Chiaramente. No? Loro pensavano che io mi fossi perso i voti dell'altra volta, invece eccoli, c'ho le prove, c'ho le. Eravamo preoccupati di dover rifare tutto, c'è quello il problema. Sì. Oggi squadra completo Whisky Italy, Igor e Diego, e squadra completo non solo Whisky. Salve a tutti. Per continuare l'avventura delle degustazioni dei Whisky Game of Thrones. Già. Oggi io, come dicevo prima, ho visto ben altri 0 minuti al mio bagaglio culturale su Game of Thrones. Non so, Igor. Io neanche la pubblicità. Neanche la pubblicità. No, io sono rimasto fedele alla linea. Anche invece, il buon mi Diego. Mi fa piacere di essere ancora l'unico. Allora, noi ci siamo impegnati, diciamo. Beh, il tempo me l'ho lasciato, però. Il tempo ce l'hai lasciato. I ragazzi si applicano, però, purtroppo. Siamo intelligenti, ma non ci applichiamo, se non si dice così. Questo Royal Lochnagar è un 12 anni. È un 12 anni. E fa 40, sempre i suoi 40 sì, gradi. 43, 46. Allora, a trovarlo te lo direi, eccolo qui, 40, no, 40 precisi. Highland Single Malt Scotch Whisky, 12 anni, la casata e l'abbinamento. La casata è? La casata è Baratheon. Baratheon c'è Baratheon. Scritto, effettivamente. Baratheon è praticamente. Ours is the Fury. Sì, è il motto. Motto possente, pesante. Eh sì. Okay. Ed è praticamente la casata che regna a Westeros quando inizia il Trono di Spade. Quindi il re. Perché lui l'inizio. No. No. Il re è Robert Baratheon, okay, che è uno dei, diciamo così, degli eroi di guerra. Esatto. Quello che ha vinto la guerra contro Egon Targaryen. I Targaryen, Targaryen. Che il re folle, praticamente. Lui ha vinto la guerra insieme anche agli altri suoi alleati, tra cui gli Stark. È grande amico anche di Ed Stark. E quindi si inizia... di Iron Man, questa è obbligatoria. Qua. E quindi l'abbinamento... Tagliamo questa di Iron Man, per cortesia. Che uffa! L'abbinamento di casa Baratheon con Royal Lochnagar è su Royal. Ah. Quindi Baratheon reali, Royal Lochnagar sul nome, diciamo, una delle volta. Due distillerie ci ha sorpreso in Scozia, e l'altra è Royal Blackla, lo sappiamo, e quindi l'accostamento è sul nome, quindi sulla regalità. Sulla regalità, sì. Quindi mentre le altre erano accostamenti più sul territorio o su chi aveva fondato la distilleria, donna con donna, era sì. I personaggi. Sì, i personaggi, qui è più proprio sulla regalità delle due casate. 12 anni è l'espressione più vecchia di tutti e 8, no? Mi sembra. Sì. Poi c'è la Cavolin 9, gli altri sono più o meno tutti nassi. Sì. Esatto. E sulla distilleria, Diego? Sulla distilleria, dunque, la storia iniziale è decisamente carina e interessante, nel senso che nasce la distilleria nel 1823, comunque primi anni 20, ok, del 1800. La costruisce James Robertson e la fa nella zona dove c'è attualmente ancora la distilleria, tenuta di Balmoral. Il problema è che nel 1823 quella zona popolava di
moonshiner, quindi distillatori illegali. Strano. Stranamente. E lui ha aperto praticamente in quella zona la prima distilleria legale. Caso volle, assolutamente caso, che la distilleria nei primi 3 anni di attività bruciò 2 volte. Ma strano, perché con l'alcol vanno come quello che casca sulla pallottola. Esattamente. È una cosa molto molto strana, non si sa, è inspiegabile il motivo. La prima distilleria che nei primi 3 anni di attività è andata a fuoco 2 volte e quindi sfortuna. James Robertson decise di spostare la distilleria dall'altra parte della vallata. Okay. E lì, adesso non ricordo, è stata attiva altri 4-5 anni circa. Dopodiché un altro incendio distrusse di nuovo la distilleria. A quel punto James Robertson pensò: forse questo non è il posto per me, è meglio che mi metto a fare altro. La distilleria quindi viene, quello che rimane, passata e venduta ad un'altra persona, che era quello che la incendiava, e quindi non incendiava più fuoco. Era moonshine, no, chiaramente no. E si risposta nuovamente nella zona iniziale. Zona iniziale, qui sono passati praticamente circa 20 anni, ok? Ah, quindi dall'apertura della distilleria ai 3 incendi, sono passati circa 20 anni. E nei 20 anni che sono passati, quella parte lì, da zona di completamente illegale, moonshine illegali, diventa una zona reale, perché quella zona è stata comprata da noi, Balmoral è stata comprata dal re. Ah, perfetto. E quindi basta distillerie illegali. Chiaramente la zona era un pochino più chic rispetto a 20 certo. anni prima, e stranamente la distilleria non andò più a fuoco. Nei suoi cambi è sempre rimasto nelle Highland. Sempre rimasto lì, chiaramente non si muove, a metà tra Inverness e Glasgow più o meno, quindi Highland diciamo centrali. E tenuta di Balmoral, quindi della regina, che ci va, dicono, anche tutte le estati a... Però siete che fa bene la salute. Evidentemente sì, in vacanza. E che altro aggiungere? Che ha preso il Royal Warrant praticamente l'anno dopo che è stata ricostruita, perché sono andati il re e la regina reali in visita, perché sono stati invitati chiaramente. Sì, chiaramente sì. Qua non c'è, però... Non lo stiamo anche loro. Royal. Sì. Benissimo. L'odore, devo essere onesto, si sente sì, da è vero, qui. Sì, è molto accattivante. 50 centimetri. Sì. Andiamo, perché sennò questa puntata dura ore. Ed effettivamente è un profumo molto intenso. Molta frutta. Molta frutta, molta erba. Sì. Pera. Sai quella con la buccia marrone, come ti chiama? Aglie con sta pera. Rubatela. Wilson. Non me ne intendo. William. La William. Pera William. Quella con la buccia marrone. Tanta roba. Sento anche spezie che lì che lo fanno. Sì. Io ho anche un po' di sherry. Vinosetto, dici? Mm-hmm. Questa poi, tra parentesi, è una delle poche, credo, una, forse la seconda con il Cardu, che è in realtà un imbottigliamento standard. Ah. Perché sostanzialmente... È lo stesso imbottigliamento che si trova... Dovrebbe essere lo stesso identico imbottigliamento, che però non arriva in Italia. Cioè, Royal Oak ha 12 anni, normalmente, cioè Diageo Italia non lo distribuisce. Come Singleton, il Glenduran. Come Singleton, no? Sì, però il Singleton non lo fa perché in Europa arriva una distilleria. Ok, che sì, è quella sì, cosa. Esatto, quindi sono 3 distillerie, sì. Una delle 3 arriva in Europa, il Glenord invece, o il Glendulla, scusami, che è del Singleton, invece è quello che va in America. In America. E quindi questo invece la distilleria è una, però in Italia la produzione non è altissima, stiamo parlando di 500.000 litri l'anno, molto quindi, poco, piccolino. Oramai per gli standard nuovi hanno 2 lambicchie. Sì, ti dirò, anche mela frutta matura. Acerba, sì, mela matura e banana acerba. Io sento la mela matura. Mela matura? Più che acerba sento matura. Però. Più sull'acerbo e la banana acerba, a un certo punto mi è arrivata. Miele? Sì, bravo Diego. Miele. Io le dolcezze su questo per ora non le sento.
allora si fanno usare molto, è un whisky decisamente da capire. Gradi sono tenuti abbastanza bene, molto secco. Sì, lo trovo poco corrispondente al punto di soffattivo, molto meno complesso. Mela, pera, adesso sì, un pochino frutta. Il miele continua a sentirlo. Sì. Sì, però il miele non carico, insomma. No, un po' di caramello. Sì. Però me lo aspettavo rispetto all'olfatto, me lo aspettavo assai più dolce. Esatto, sì. È meno dolce di quello che sembra. C'è anche una piccola nota salata. Sì salato, verissimo. Sì. Burro salato. Sì. Burro salato. Sì. Però diciamo quello che trovi al naso lo ritrovi anche in bocca. Non leggermente più leggero. Sì. Cioè sono note quelle di pera, mela. Sì. Però diciamo l'impatto iniziale sembra lo stesso. Se mi avesse dato la stessa sensazione che mi aveva dato al naso, devo dire era un whiskone proprio. Sì. Invece così è in bocca un pochino. No, però una salata interessante, perché poi è anche persistente. Poi. Sì. Ma proprio sale. Insieme anche alla parte floreale, che è quella che rimane poi nel finale. C'è questa parte sapida e la parte floreale leggermente amara. Sì. Direi quasi mentolo. Sì, mentolato, sì. Sì. Proviamo con due gocce d'acqua. Proviamo con due gocce d'acqua. Succede. Però comunque, nonostante i 40 gradi, non è così smorto il palato. Comunque. No. Poi guarda, comunque Diego, alla fine poi i whisky, quelli che non sono così corrispondenti tra olfatto e gusto, a me personalmente destano sempre molta curiosità. Mm-hmm. Perché poi alla fine è come se tu avessi a che fare con due cose diverse, no? Sì. Da un momento all'altro passi da dei sentori olfattivi a altri sentori gustativi. Per cui li trovo sempre abbastanza interessanti. Questo è vero, però se mi rimane sulla stessa intensità, nel senso, non ti dico che mai illuso, nel senso che a naso è veramente un whisky, in bocca c'è, è diverso, però è tutto un diverso, no? Un po' più tranquillo, un po' più secondo me. Sì. Vai con l'acqua. Sembra più piatto. Sì. Forse qualche nota floreale, tipo di rosa. Più, sì. Ha perso tutta la parte di frutta, praticamente. Sì. Cioè, frutta, oddio. È rimasto il sale. Sì, adesso si sente più il naso. Spunta di più l'alcol. Da bere senza acqua. Comunque rimane persistente. Diventa pastoso però, Sì. L'impatto iniziale è anche più dolce. Molto oleoso. Sì. Ha perso un po' di quella secchezza. Beh, con non c'è il filter. Sì. Note di cannella, zenzero escono anche un pochino. E devo dire che il salato rimane comunque. Sì, no, il salato è una cosa, anzi esce quell'alcol che ti dà anche un po' di spezia. Sì. Quindi se vi piace una sensazione più rude, più decisa, voi dovreste berlo con l'acqua, secondo me. Se invece vi piace un whisky un po' più tranquillo, che ti dà più sentori e più profumi, allora... Sembra invecchiato su una spiaggia questo whisky, poi non so quanto dista. Ci hanno messo la sabbia dentro. Sì, no, c'è sale, ma non ci sono note marine. Marine no, sì, quelle trovo le note marine. Sì, okay. No, è vero. Che trovo in altri whisky tipo Brooklady, sì. Hanno sbagliato con il sale quando facevano. Evidentemente sì. Però c'è questa nota salata molto molto netta. Però dico, è più verso il burro salato. Sì. Cioè è molto pastoso e quindi io sento più burro salato che chiaramente le note. Risulta, come diceva il buon Igor, quasi denso in bocca ora con l'acqua, non so perché, ma di solito uno lo sente annacquato, lo senti proprio più, invece questo quasi sembra, perché se dicevo che è una bevuta più intensa sotto questo punto di vista,
perché lo sentite più corposo, arriva un po' più l'alcol, arrivano più le spezie, quindi sì, se vi piace il whisky maschio va bevuto con l'acqua, è assurdo. Beh, interessante. Diciamo che ecco, dal punto di vista strettamente didattico comunque, cioè, mi sono divertito a raccontarlo, questo, a assaggiarlo questo whisky. Sì. Molto curioso, anche perché poi in Italia non si trova, o lo comprate così. Il costo non lo vogliamo sapere, perché sennò poi dopo il nostro voto potrebbe incidere. Sì, sì, infatti. Ma poi questa tanto non se lo ricorda, secondo me. Poi questa è stata la linea iniziale che abbiamo preso, allora, quello dei prezzi, non diciamo prezzi. No. E bene, scoprite così voi sul sito di Whisky Italy. Ragazzi, che dire, anche per questa volta è tutto. Vedete poco, vedete bene. Alla prossima. Ciao, ciao. Ciao. Gunslinger, death bringer in your black